Fedelissimi così progetto consegnare di Dio che mi abbia battesimo, vorrei essere uniti più stretamente a lui come l'uomo rispecciato di quello della professione religiosa. Sì, lo voglio. Volete vivere con un castità per il regno dei cieli, abbracciare la povertà volontaria, offrire a Dio il dono della vostra obbedienza per seguire Cristo nella via della professione evangelica? Sì, lo voglio. Volete attendere a Dio l'imitazione del Santo Profeta Elia e seguirlo con zelo ardente? Sì, lo voglio. Volete trasformare la vostra vita in perenne ossequio a Gesù Cristo, a imitazione della Beata Vergine Maria? Sì, lo voglio. Dio onnipotente, per intercessione della Beata sempre Vergine Maria, ve lo conceda con la sua grazia. Amen. Preghiamo. Guarda, oh Signore, questi tuoi figli, Paolo Maria, Salvatore Maria, Giovanni Paolo e Alfredo, che oggi con la loro professione davanti alla tua Chiesa vogliono consacrarsi a te, seguendo i consigli evangelici. Fa che la loro vita glorifichi il tuo nome e giovi alla salvezza del mondo, per Cristo nostro Signore. Io, trappavo mai a Cornelio, animato da viva fede e ferma volontà, mi consacro totalmente a Dio e mi impegno a vivere sempre nell'ossequio di Gesù Cristo, imitando i sublimi esempi della Vergine Maria, del profeta Elia nostro padre e dei santi carmelitani. Per questo, in comunione con il Reverendissimo Padre Generale, Padre Fernando Migliano Povera, e con i suoi successori, alla presenza dei miei confratelli, nelle tue mani, Padre Giovanni Grosso, priore provinciale, faccio voto di obbedienza, povertà e castità per piani a Dio, secondo la regola e le costituzioni dell'ordine dei frati della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo. Con questa professione temporanea nell'ordine carmelitano, con la grazia di colui che mi ha chiamato a seguirlo da vicino e condotto dalla luce e dalla forza dello Spirito Santo, mi offro a Dio e ai miei fratelli per giungere sotto lo sguardo di Maria, nostra madre e sorella, alla perfezione della carità nel servizio al regno di Dio e alla sua Chiesa. Io, da Salvatore Magliasa, animato da viva fede e ferma volontà, mi consacro totalmente a Dio e mi impegno a vivere sempre nello stempo di Gesù Cristo, imitando i sublimi esempi della Vergine Maria, del profeta Elia nostro padre e dei santi carmelitani. Per questo, in comunione con il Reverendissimo Priore Generale, Padre Fernando Mignano Merano, e con i suoi successori, alla presenza dei miei confratelli, nelle tue mani, Padre Giovanni Grosso, priore provinciale, faccio voto di obbedienza, povertà e castità per 3 anni a Dio, secondo la regola e le costituzioni dell'ordine dei fratelli della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo. Con questa professione temporanea nell'ordine carmelitano, con la grazia di colui che mi ha chiamato,
da Giovanni Paolo Sarcinella, animato da viva fede e ferma volontà, mi consacro totalmente a Dio e mi impegno a vivere sempre nell'ossequio di Gesù Cristo, imitando i sublimi esempi della Vergine Maria, del profeta Elia nostro padre e dei santi carmelitani. Per questo, in comunione con il reverendissimo priore generale, padre Fernando Millán Romerato, e con i suoi successori, alla presenza dei miei confratelli, nelle tue mani, padre Giovanni Grossi, priore provinciale, faccio voto di obbedienza, povertà e castità per 3 anni a Dio, secondo le regole delle costituzioni dell'ordine dei fratelli della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo. Con questa professione corporale nell'ordine carmelitano, con la grazia di colui che mi ha chiamato a seguirlo da vicino e condotto dalla luce e dalla forza dello Spirito Santo, mi offro a Dio e ai fratelli per giungere sotto lo sguardo di Maria, nostra madre e sorella, alla perfezione della carità nel servizio al Regno di Dio e alla sua Chiesa. Io, fra Alfredo e Sangue, animato dalla fede e ferma volontà, mi consacro totalmente a Dio e mi impegno a vivere sempre nello segno di Gesù Cristo, imitando i suoi esempi della Vergine Maria, del profeta Elia, nostro padre, e dei santi carmelitani. Per questo, in comunione con il reverendissimo priore generale, padre Fernando Millán Romerato, e con i suoi successori, alla presenza del mio fratello, nelle tue mani, padre Giovanni Grossi, priore provinciale, faccio voto di obbedienza, povertà e castità per 3 anni a Dio, secondo la regola